Buonasera a tutte e a tutti. Sapete che sono fissato. Non vado mica avanti, sapete. Ho salutato non per una formalità, ho salutato proprio per una necessità. Buonasera. Buonasera. Ma lo dico con estrema serietà. Siamo dentro a realtà dove da una parte abbiamo un mondo che anche ci fa paura, ma dall'altra parte la responsabilità sulla vita non possiamo mica delegarla a nessuno, non c'è nessun oratore che ci sostituisce nella vita. E siccome stasera dobbiamo parlare di un qualche cosa che riguarda la vita, voi capite perché il saluto per me è essenziale. Primo perché un minimo di empatia, se no le parole non servono a niente. Ma la seconda cosa è proprio che dentro un mondo globalizzato, dove tutte le relazioni, anche le più piccole relazioni, perché la vita non è formata soltanto da misure di corpi di un certo tipo, la vita è formata da vibrazioni a tutti i livelli, che hanno un'importanza enorme, per cui anche le cellule più piccole che abbiamo sono indispensabili per l'equilibrio e per l'espressione della nostra persona, ma anche della vita in quanto tale, perché la vita non è la somma degli elementi chimici e fisici e basta, c'è qualcos'altro. Per questo vi ho chiesto un saluto e anche ho ben coscienza della mia inadeguatezza. Siamo, secondo me, dentro a un campo, un'esplorazione tutta nuova, che però è affascinante, però sapete quando si comincia una strada nuova non si sa mai dove si va e cosa si può incontrare. Lo dico perché mi augurerei proprio che anche da questo incontro venga stimolata non una curiosità ma una ricerca, in modo che la direzione che prendiamo dentro a questo tipo di mondo nel quale ogni giorno facciamo i conti, ecco, la direzione sia una direzione nella quale abbiamo il gusto di vivere e la gioia di vivere insieme. Se io metto insieme le notizie che mi arrivano ogni giorno, beh, sono quelle negative che prevalgono. E il nostro spirito, il nostro essere quotidiano, risente molto di tutte le cose che ci vengono addosso. Perché la vita non è soltanto la scelta che facciamo ogni giorno noi altri, quella che decidiamo, e anche quella che ci arriva addosso. E il più delle volte è proprio quella che ci arriva addosso che ci scombussola. Perché per noi alcune cose sarebbero semplici, ma sono molto complicate poi nella pratica. Allora, io stasera vorrei dire due o tre pensieri così, che mi frullano da molto tempo, perché ritengo che la strada da battere a tutti i livelli, quindi ognuno là dove si trova, io non obbligo nessuno a credere quello che credo io, però quello che credo lo dico senza la pretesa che qualcuno si converta, ma quello che credo, in cui credo lo dico, ma non per forzare qualcuno, ma per mettere insieme le cose. Allora, una prima domanda che mi è venuta così stasera guardandovi, lo faccio anche in chiesa, quindi non meraviglia. Beh, questa è una vecchia chiesa, Allora, lì c'era l'altare. Allora, stasera, qua dentro, chi di voi ha pensato a Dio guardando le facce degli altri che ha attorno? Non tutti credono, io non voglio, ripeto, non voglio chiedere a nessuno, però credo che alcuni credano in Dio. Chi di voi ha pensato a Dio guardando le facce di quelli che ha attorno? Anche quando andiamo a messa. È una delle cose che mi colpiscono di più oggi. Noi diciamo che abbiamo un riferimento serio con Gesù Cristo e che Gesù è una persona, come ciascuno di noi, che ha accettato fino in fondo un rapporto che ha rovesciato totalmente l'immagine di Dio. Bene, noi ci troviamo ancora in un mondo dove facciamo di tutto per avere un rapporto con Dio, ma un Dio che rimane una astrazione. È una realtà che è fuori dal nostro quotidiano.
E allora facciamo chilometri e chilometri di pellegrinaggio per andare a trovare qualche sensazione più forte, oppure facciamo delle grandi assemblee, dei grandi momenti in cui sentiamo una cosa straordinaria insieme con gli altri, ma poi quando torniamo a casa la realtà è la realtà. Quella, 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 dove non si vede, non si sente più come prima. Mamma e papà e nonni e nonne, quanto sentite il rapporto con i figli e i nipoti? E quando è che si stacca? E quando è che li dimenticate? E quando è che li lasciate perdere? Perché abbiamo fatto di Dio una realtà astratta che non ha niente a che fare con tutto il quotidiano e con tutte le aspirazioni e con tutte le realtà di vita delle persone? È per questo che non si crede. Allora, la prima cosa, la prima realtà che mi colpisce nel Vangelo è che continuamente i suoi discepoli, le persone, i farisei, i dottori della legge, continuano a insistere perché noi dobbiamo avere delle regole e su queste regole fare che il nostro rapporto con Dio sia un rapporto dove la nostra coscienza e la società cammina dentro a degli schemi per i quali veramente possiamo dire che noi onoriamo il Signore e osserviamo la legge. Ma la vita non si gioca sulla legge, la vita si gioca sulla libertà, non solo, ma la generazione di vita nella situazione più profonda, quella che tutti desideriamo, passa dentro l'amore. Tutte le relazioni collegate alla vita, fin da piccoli, sono tutte legate a una realtà non quantificabile e non monetizzabile. Tutte sono fondate sul vuoto a perdere, nel senso che si ama, si vuol bene e non si calcola niente. Quando nasce un bambino cambia la vita, ma cambia la testa. Allora, perché continuiamo a estromettere il principio della vita? Io credo che lo facciamo in buona fede, perché attribuiamo a Dio una essenza, una realtà, nella nostra fantasia lo mettiamo dentro, non lo so dove lo mettiamo, perché ognuno ha la sua, ma certamente Dio non è né padre né madre, Dio non è corpo, Dio non è materia, Dio non è natura, Dio non è la vita che abbiamo, che noi sperimentiamo. E io la vita la sperimento attraverso tutte le realtà sensibili che vanno a toccare i miei occhi, i miei orecchi, il mio corpo e la mia testa, il mio cervello. Se non ho questo passaggio, se non ho questo rapporto diretto materiale, scusatemi la parola, perché poi leggerò l'inno alla materia, se non ho questo rapporto materiale, io posso anche fare dei concetti astratti, ma il mio vivere quotidiano è nelle reazioni e nei rapporti che stabilisco con la realtà, quella che è. E allora è bello, allora, la prima affermazione che trovo nel numero 2 proprio della Laudato Si, noi siamo terra. Che bello, finalmente. Ma voi capite che dobbiamo rovesciare completamente il concetto che abbiamo di terra. La terra non è più un oggetto, non è il possesso che ho delle cose materiali da dove posso estrarli, ma la terra è la realtà che è collegata alla vita mia come alla vita di tutti gli altri esseri. E nel Vangelo Gesù dice il Verbo, cioè la parola, l'espressione totale di Dio si è fatta carne. Lo spirito è nella carne. Allora l'esperienza che ho della realtà di Dio passa attraverso la carne.
Guarda caso, se io leggo il resto del Vangelo, visto che noi altri attribuiamo a Dio una realtà così grande e diversa dalla realtà che sperimentiamo, così fra di noi altri nel Vangelo di Matteo mi trovo, avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero carcerato, ero prigioniero, ero profugo, ero bastardo, ero quello che ero e non mi avete riconosciuto. Non so come dirla questa cosa qua. Dire che Dio è carne e che se non guardo alla carne, se non mi incontro con la realtà così com'è, non mi incontro con Dio, guardate che non passa mica ancora, sapete, siamo convinti di andare a messa a fare la comunione e rifiutare le persone che abbiamo fuori di casa. Siamo convinti. Anzi, lo facciamo per il bene dei figli. Anzi, lo facciamo perché è tempo che abbiamo da mettere in chiaro le cose e che ognuno stia a casa sua. Dirò di più, che se qualcuno poi ci muore dentro il mare, meglio, così vengono in meno di qua. Scusatemi, guardate, sto riferendo cose vere. Le sento spesso. Ma quello che più mi colpisce è che la vita di quella gente là a noi non conta niente. Ad Abano hanno fatto la grande manifestazione perché altrimenti il turismo delle persone ricche che vengono alle terme perde l'immagine di fronte alle facce di quelli che vengono messi in una caserma dismessa. È una delle più grandi manifestazioni spontanee che sono venute fuori. Allora, io una delle cose che mi sento di poter dire è questa. Oggi ricordiamocelo con molta forza. Il nostro tipo di relazione che abbiamo con Dio è falsato completamente da uno spiritualismo, da una astrazione che non ha niente a che fare con Lui, perché tutto quello che mi viene narrato di Lui dal Vangelo è tutto rivolto alla carne degli uomini e delle donne. Non è rivolto all'adorazione a una realtà astratta per conto proprio. È rivolto a una condivisione di vita. La seconda cosa, e questo lo dico anche come persona di chiesa, la seconda cosa, le parole sull'ambiente, le parole sulla natura, le parole sull'ecologia, tutte le parole che vengono usate, l'approfondimento della Laudato Si, tutte le parole che se non vanno a toccare le scelte che vengono fatte concretamente alla terra, al territorio, alle piante, agli animali, alla realtà che abbiamo attorno, sono parole che sono ingannatrici, non valgono niente. Scusatemi la forza con cui lo dico. Anche la Chiesa rimane astratta. E allora dobbiamo aiutarci, e su questo però non perché qualcuno spara e punta il fucile, ma perché insieme riusciamo a scoprire una novità enorme, che la vita appartiene a chi l'ha pensata e immaginata, a chi è felice della relazione che viene creata dalla vita, dal godimento della vita e dalla convivenza gioiosa, perché Dio è felice della nostra umanità. Sono stufo di un Dio carabiniere. No, chiedo scusa se ci sono dei carabinieri qua, non ce l'ho su qui i carabinieri, ma cito il carabiniere inteso come colui che controlla, come colui che deve reprimere. Basta, basta, basta. Di inferno non si vive, e neanche di peccato, si vive di vita. E si è venuto al mondo non per diventare ricchi, ma per essere delle persone vive. E la storia va avanti con la vita, non con la ricchezza di qualcuno. E lo richiamo a questo, guardate che anche per la nostra vita sono tutti i rapporti che determinano la felicità e l'infelicità. E allora scoprire finalmente che anche Gesù Cristo non è colui che è venuto per noi uomini, persone fisiche, uomini e donne, e basta. Ed è venuto a salvare tutte le disgrazie che abbiamo creato e fatto.
ma che Gesù Cristo è inserito nella realtà, siccome è corpo, il mio corpo è terra, allora anche Dio è terra, questa relazione che è per la vita. La natura, dice Paolo, soffre le doglie del parto, cioè ha una sofferenza, ha una violenza in questo momento, ma per generare vita. Ha una grande sofferenza in questo momento che noi abbiamo imposto, ma per generare vita. E partecipa tutta la realtà della vita. Non è un paradiso monotono quello che abbiamo davanti. Io non dico più l'eterno riposo. Io non lo so come l'avete vissuto da piccoli voi altri. Io l'ho vissuto male l'eterno riposo, ma sono sempre stato una persona cui è piaciuto giocare. E giocare a calcio, giocare varie cose, e quando ero ancora più giovane mi scatenavo perché era il mio modo di riuscire anche ad andare avanti dentro a delle regole abbastanza rigide. Bene, l'eterno riposo non sopportavo. Ma come fa? La visione beatifica. Il paradiso come visione beatifica. Cosa vuol dire? Sto là a guardare e sono felice di guardare. Dopo mi stufo. Non lo so come la pensiate voi altri, ma io l'eterno riposo, io dopo le fatiche uno fa una notte, due si può dormire, ma dopo aver dormito una notte io credo che ci si ritempra, si ha voglia di vivere, di giocare, di camminare, di vedere, di sperimentare. L'eterna felicità dona Dio Signore, splenda a lei, splenda a lui, la luce per sempre, viva nella gioia della tua pace, la felicità che Dio esprime dentro alla storia di ciascuno, nella realizzazione di tutte le realtà che rimangono incomplete. Allora ho a che fare con parecchie cose. La prima, noi realizziamo dentro alla storia questo tipo di rapporti per cui chi ci incontra è più felice dopo averci incontrato di prima di incontrarci. Noi realizziamo una storia nella quale la convivenza dentro i conflitti è una convivenza reale per cui tutte le persone sono riconosciute e sono riconosciute anche e soprattutto se rimangono tagliate fuori. Il Papa ha fatto due passaggi per me molto belli dentro alla Laudato Si. Il primo, nel riconoscere questa relazione. Al numero 70 dice tutto è relazione, tutto è relazione. La relazione della vita, la vita è solo relazione. Oggi con le nuove scoperte anche scientifiche, con le nanotecnologie, la teoria quantistica, eccetera, stiamo arrivando a capire che questo tipo di relazione è un qualche cosa che collega tutta la realtà. Non esistono elementi più degni, meno degni. Calcio, potassio, magnesio e tutti gli altri processi appartengono a tutti gli esseri viventi. Ultimi siamo arrivati noi. E abbiamo in mano la capacità di autodistruggerci e distruggere anche la Terra per quanto riguarda questo settore della vita che abbiamo in mano, sia con le distruzioni positive, sia con il consumo i cambiamenti climatici e l'aumento della temperatura, sia con altre pressioni che abbiamo come umanità per un gruppo ristrettissimo di privilegiati che danneggiano e dove allora non abbiamo ancora accettato. Primo, che la terra sia di tutti. Al numero 93 il Papa, ma questo ve lo leggo perché è troppo bello, scusatemi, ma devo leggerlo. Non ci siamo proprio, non vogliamo capirlo, ma è proprio così. Al numero 93 il Papa dice, oggi credenti e non credenti sono d'accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio
della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e perciò il diritto universale al loro uso è una regola d'oro del comportamento sociale e il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale. Ma è la mentalità della famiglia. In una famiglia molto povera si spartisce anche il necessario, non il superfluo. Tutto. È il concetto di famiglia. E allora la domanda che il Papa fa e lascia in mano a ciascuno di noi altri è se, vediamo se riesco a indovinare il numero questa volta, allora, eccola qua, ho indovinato, 164. Dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l'umanità come popolo che abita una casa comune. Secondo voi è realtà, è processo, è cammino o è utopia? Nel senso che lasciamola pure andare avanti, è uno che sogna. Concepire il pianeta come patria e l'umanità come popolo che abita una casa comune. Su questa concretezza io vorrei che smettessimo di sognare, ma che tentassimo di recuperare allora, prima di tutto, il senso della vita in tutta la sua interezza. La possibilità che abbiamo per quanto riguarda lo spirito, il modo con cui ci passiamo dentro, che riguarda sia l'umanità in quanto famiglia, e allora quanto meno bene sta una persona in una famiglia, tanto di più siamo a fianco. E questo va fatto indipendentemente, ho sentito l'altro giorno, quei musi neri. Oh, ho detto basta signora, non accetto più queste espressioni. Non le accetto più. Quel muso nero è esattamente come il suo volto. E siamo ancora dentro a queste cose qua. Allora, le due sponde, da una parte diventare quelli che cominciano ad avere venerazione per la terra. Si può amare la terra nel senso di rispettare la sua natura, di rispettare il suo linguaggio, di rispettare la sua grammatica? È un soggetto al quale noi dobbiamo dare la precedenza perché in caso di malattia va servita per prima perché viene prima dell'uomo? La precedenza alla terra, siamo capaci di darla secondo voi, da quello che vediamo, dalle scelte che vengono fatte oppure no? O sono i mezzi che decidiamo noi che sono per la nostra vita che contano e quindi quello verrà? Oppure accettiamo che si continui ad andare avanti come si è sempre fatto perché è importante la crescita? La crescita di che cosa? La terra è questa. Cosa cresciamo? L'altro elemento è accettare che allora anche il nostro concetto di Dio, anche il nostro accettare la relazione con Dio passa attraverso la materialità dell'esistenza della vita. Con una grande attenzione, Dio non è il Dio del regno dei morti, basta. La vita eterna l'abbiamo sempre detta e considerata sempre del dopo morte. Parliamo di vita eterna sempre quella dopo la morte. Non è vero. Il Dio nostro, quello in cui crediamo, non è il Dio della morte. È il Dio della vita solo. Sempre. Anche dentro la morte biologica. E credere a questo significa onorare la vita. Dai bambini e dai lattanti Dio ha la sua propulsione per battere e avere la potenza più grande in questo mondo. Dai bambini e dai lattanti, non dalle bombe atomiche e da tutto il resto per dominare gli altri. I fiumi battano le mani, dice il Salmo. C'è tutta una possibilità di recuperare riguardo a questo, una parola vivissima anche oggi su questo. Dove allora la relazione non è una relazione di redenzione tra me e Gesù Cristo perché è venuto soltanto per noi,
ma è una creazione nella quale è bello vivere, è bello dare tutto il nostro contributo, ma voi genitori e nonni che cosa desiderate per i vostri nipoti e figli? Questo desidera Dio, questo. E passa dentro a questa realtà qua. Ed è la realtà di Dio che è nascosto, che non si vede, che non vuole pesare, che ha bisogno della nostra libertà, che aspetta la nostra risposta, con una grande, grande passione, perché la terra in questo momento ha bisogno di una precedenza assoluta e ha bisogno di azioni concrete ma dirette che delegittimano tutti i comportamenti che vengono presi da chi ha l'autorità e le scelte che vengono fatte, anche se diventiamo più poveri, nessuno ci sta su questo. E non bisognerà affermare che siano le macchine a decidere della realtà umana, non saranno le macchine che decideranno del nostro essere persone. La tecnologia è per dominare, non è per essere a servizio. Di fatto, la tecnologia è generalmente sempre sul piano della grande potenza, quella più pericolosa di tutti, in mano a pochissime persone. Lo so che sono contestabili le mie espressioni, lo so, ma dobbiamo confrontarci su questo. E volevo terminare allora con tre suggerimenti, velocissimi, ma termino e basta, due suggerimenti. Il primo, ho con me la lettera del capo indiano di Seattle al presidente USA Franklin Pierce. Beh, io lo farei dottore della Chiesa a questo indiano, questo capo indiano. Se volete poi dopo, ma adesso no, ve leggerò qualche pezzetto. L'altro grande, 1923, incredibile, Teilhard de Chardin, inno alla materia, una cosa incredibile, bellissima, anche questo lo leggerò dopo se ci sarà tempo, se avete voglia. E poi la terza cosa, vi leggo soltanto, queste ve le leggo, dal Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Hai compassione di tutti perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non trovi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata, come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, come un bambino o come una bambina per un papà e una mamma. Sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore amante della vita. Potremmo starci su questa preghiera, potremmo superare tutta una concezione legata al peccato, alla morte, all'inferno, e con tutto quello che c'è da fare, con tutto quello che possiamo creare insieme, siamo ancora lì pieni di paura ad aspettare che vengano le disgrazie addosso. Sarà bene che cominciamo ad aprire qualche giornata più gioiosa e anche qualche carica più simpatica e più bella anche per fare festa insieme. No, c'è una bella domanda. Ce n'è per tutti, sapete. Buonasera, lo dico anch'io. Non è facile parlare dopo un intervento così bello e appassionato come quello che è stato di Don Albino. Né è facile parlare di questa enciclica, perché è qualche cosa che rimette in discussione 500 anni. È qualcosa che rimette in discussione 500 anni di cultura occidentale. Io farò una lettura utilizzando più che la passione, spero, insomma, la riflessione, quindi sarà meno interessante il mio ragionamento e forse farà anche arrabbiare qualcuno, perché
quando si rimette in discussione un paradigma culturale, bisogna cominciare a mettere in discussione anche delle idee di cui siamo profondamente convinti. E questa operazione dà fastidio molte volte, no? Ecco. Comunque, questa enciclica, io l'ho letta diverse volte e ogni volta che l'ho letta ho capito, mi è sembrato di capire qualcosa di più. Chissà quante volte dovrò ancora leggerla, va bene. Comunque, vorrei partire da due elementi iniziali che lui dice. Il Papa dice: abbiamo bisogno di una profonda rivoluzione culturale, cioè cambiamento di un paradigma. E poi dice: abbiamo bisogno di un nuovo inizio. Mi pare che ci sia la percezione, anch'io ho questa percezione, che stia finendo un'epoca storica. L'epoca storica cominciata 250 anni fa con la rivoluzione industriale. E quando un'epoca storica va alla fine, entra in crisi il sistema delle idee su cui ha creato il consenso delle popolazioni. A quel momento delle persone più sensibili cominciano a rendersi conto che è necessario rimettere in discussione questo paradigma culturale e cercare delle indicazioni di carattere diverso. Sicuramente nessuno ha la presunzione di indicare un paradigma diverso, ma di cominciare una strada verso un orizzonte che ancora non è abbastanza chiaro, questo è il compito che ci chiede di fare il Papa. Il primo è, fatti queste due premesse, rivoluzione culturale, inizio di una nuova epoca, fine dell'epoca storica cominciata con la rivoluzione industriale, il Papa nei punti iniziali, indica mi pare 6 punti, uno dei punti iniziali dice: tutto è connesso, lo diceva anche Don Albino precedentemente, no? Tutto è in relazione. E diciamo, spende diversi paragrafi dell'enciclica per dimostrare che questo è tutto in relazione. Dice: tutti i viventi hanno delle connessioni così forti tra di loro che il male fatto a una specie vivente si ripercuote su tutte quante le altre. Questa concezione, se volete possiamo leggere qualche passaggio in cui dice questi elementi, ma forse no, è superfluo, tanto poi lo leggerete voi, lo troverete voi. Queste diciamo, connessioni, io ve le voglio fare con un esempio abbastanza per capire quanto sono profonde, perché noi non abbiamo la percezione di queste connessioni. Diciamo, degli atti vitali che noi facciamo, il più importante è la respirazione. Cioè, se noi non mangiamo, possiamo continuare a vivere per 3 settimane, non so quanto. Qualcuno che è un po' più cicciotto, un po' di più, qualcuno che meno, un po' meno. Se non beviamo, possiamo restare una settimana. Ma se non respiriamo, 2 minuti e moriamo. Bene, la respirazione è uno scambio con la vegetazione. Perché quando noi respiriamo, inspiriamo ossigeno ed emettiamo anidride carbonica. Le piante, con la fotosintesi clorofilliana, assorbono l'anidride carbonica ed emettono ossigeno. Noi non possiamo neanche essere concepiti come individui, ma ognuno di noi è concepibile come fascio delle relazioni che lo legano con gli altri esseri umani, con gli altri viventi e con i luoghi in cui vive. Questa concezione è una concezione che ha un fondamento, che è filosofica, ma ha un fondamento scientifico. Il fondamento scientifico è stato dato, diciamo, formulato per la prima volta nella seconda metà dell'Ottocento da un biologo e naturalista e medico tedesco che si chiamava Ernst Haeckel, il quale ha fondato la scienza dell'ecologia. Quando parliamo di ecologia, noi siamo abituati a pensare che sia il comportamento corretto nei confronti degli altri esseri viventi. Non è così. Il concetto di ecologia è una scienza che studia le relazioni di tutti i viventi tra di loro. E questo è un elemento, diciamo così, scientifico che si è sviluppato, noi oggi lo vediamo, lo conosciamo, no? E il Papa lo mette molto in evidenza, perché questa enciclica è un'enciclica che dietro ha delle conoscenze scientifiche molto profonde, eh? Si vede benissimo. Non è un'enciclica ecologista, come molti dicono, perché sarebbe riduttivo considerarla ecologista. È una visione del mondo complessiva. Ecco, in questa visione, formulata dalla scienza dell'ecologia, c'è il superamento di un paradigma culturale antropocentrico che caratterizza la nostra cultura in maniera organica dalla prima metà del Seicento. E ha due filosofi dietro le spalle.
Uno è Francesco Bacone, filosofo inglese della scienza, il quale dice che la scienza e la tecnologia sono gli strumenti attraverso cui la specie umana deve sottomettere tutte le altre specie viventi. E questa concezione della scienza è stata integrata successivamente, 10-15 anni dopo, da Cartesio, René Descartes, filosofo francese, il quale sostiene che gli esseri umani sono ontologicamente diversi da tutti gli altri esseri viventi, perché condividono con gli altri esseri viventi il corpo, la res extensa, ma a differenza di tutti gli altri hanno la consapevolezza, la capacità di pensare, la coscienza che gli altri animali non hanno e che ha soltanto Dio. Per cui gli esseri umani non fanno parte della natura. Ma guardate, pensateci bene, quando pensate tutti noi, quando pensiamo alla natura, pensiamo alle piante, agli alberi, agli animali, non pensiamo agli esseri umani, eh? Noi siamo al di fuori, siamo come degli attori che si muovono in una scena di teatro. Stanno dentro la scena di teatro, ma non ne fanno parte. Sono qualcosa di diverso. Questa differenza ontologica, no? Caratterizzata da questa res cogitans, come la chiamava Cartesio, pone gli esseri umani in una condizione di superiorità nei confronti degli altri esseri viventi e li autorizza a utilizzarli per i propri fini, per le proprie esigenze. Questa è la concezione antropocentrica che è stata teorizzata. Per cui addirittura Cartesio arrivava a dire che gli animali sono macchine animate, cioè non hanno dignità. E il Papa dice no, ogni essere vivente non è in funzione degli esseri umani, non è una risorsa, ha una dignità in se stesso. E soltanto se capiamo questa dignità ci rendiamo conto di questi legami e ci rendiamo conto che aver rotto questi legami con la volontà di potenza, con lo sviluppo di una tecnologia di dominio, con la convinzione che siamo superiori a tutti gli altri, ha creato la crisi ecologica attuale. E la crisi ecologica attuale non è soltanto un problema di carattere ambientale che sta mettendo in forse la sopravvivenza della specie umana, ma crea maggiori sofferenze ai più poveri degli esseri umani. Per cui non è possibile separare la soluzione dei problemi ambientali dalla soluzione dei problemi sociali. Sono molto strettamente collegati tra di loro. La concezione antropocentrica, che vi ho detto, si fonda su una lettura della Bibbia. Adesso qualcuno magari ci arrabbierà, ma comunque la Bibbia nel libro di Genesi ha due passaggi. In uno in cui dice chiaramente che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, dandogli il compito di dominare su tutti quanti i viventi, sugli uccelli del cielo, sugli serpenti che strisciano sulla terra, sugli animali e così via. Poi c'è un secondo passaggio in cui questa concezione è un po' attenuata. C'è sempre la predominanza degli esseri umani, ma questa predominanza di esseri fatti a immagine e somiglianza di Dio si esercita custodendo e lavorando la terra, che è un concetto diverso. Cioè, siamo più potenti, siamo superiori, ma dobbiamo utilizzare la nostra forza, la nostra superiorità per completare l'opera della creazione divina. Come, diciamo, la forza, che l'autorità che ha un padre nei confronti di un figlio non si esercita, a meno di distorsioni mentali, nel dominare il figlio, ma si esercita per curarlo, per custodirlo, per farlo crescere, per renderlo autonomo. Ecco, guardate, questo punto, che è già un passaggio ulteriore, il Papa lo sviluppa ulteriormente e mi riallaccia a un concetto che ha detto Don Albino in tutte le cose che ci ha raccontato. Il Papa dice che se l'essere umano è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio e Dio agisce nel mondo per amore, il Papa cita Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle, gli esseri umani a immagine e somiglianza di Dio devono agire per amore nel mondo, non con l'ottica di dominio, non con l'ottica della sopraffazione. Questo passaggio culturale è un passaggio molto forte, perché è il capovolgimento di tutto il pensiero della Chiesa
cattolica fino a chi? Fino a Paolo VI. Perché Paolo VI, nell'enciclica Populorum Progressio, ribadisce questa concezione antropocentrica in una maniera molto violenta. Tutti gli esseri viventi sono a servizio della specie umana. E affianca questo concetto di dominio, no? Al concetto dello sviluppo e del sottosviluppo. Perché in quegli anni, cioè un po' prima, nel 49, per la prima volta, il presidente americano Truman ha introdotto il concetto di sviluppo nelle società. Prima non si parlava di sviluppo, no? E il Papa Paolo VI riprende questo concetto di sviluppo e dice: noi siamo i popoli sviluppati, perché siamo quelli che hanno sviluppato la scienza e la tecnologia a un punto tale che dominiamo così bene la natura che abbiamo un sacco di cose. Siamo ricchi, siamo sviluppati. Se oltre a essere più intelligenti fossimo anche un po' più generosi, daremmo una parte delle nostre conoscenze tecnologiche e scientifiche ai popoli sottosviluppati, che già questo concetto vuol dire che sono sottosviluppati perché non sono come noi, perché noi siamo il metodo di riferimento dell'umanità, e consentiremmo ai popoli sottosviluppati di diventare sviluppati. Cioè, pur partendo dall'esigenza di una maggiore equità, rendendosi conto di questo divario tra i popoli, chiamiamoli giustamente poveri, e i popoli ricchi, va bene, si poneva l'idea che una maggiore equità tra gli esseri umani si potesse ottenere aumentando l'iniquità nei confronti degli altri esseri viventi. Il dominio allargando il numero degli esseri umani che potevano dominare gli altri esseri viventi e ricavare dalla natura il necessario per diventare sviluppati. Il Papa dice: guardate che questa concezione ci ha portato alla situazione attuale. Alla situazione attuale in cui abbiamo rotto gli equilibri, abbiamo superato tutti i limiti della compatibilità ambientale, cioè noi consumiamo, l'umanità consuma più risorse rinnovabili di quelle che la Terra rigenera con la fotosintesi clorofilliana nel corso di un anno. Noi entro la metà di agosto, mi pare quest'anno fosse l'8 di agosto, abbiamo già consumato tutte le risorse che la Terra rigenera in un anno. E l'abbiamo consumata in maniera iniqua, perché mica tutti gli esseri umani consumano più del necessario. Ci sono altri che consumano meno del necessario. Se tutti i popoli del mondo consumassero come noi italiani, ci vorrebbero due pianeti per soddisfare il fabbisogno. Se consumassero come gli Stati Uniti, ci vorrebbero sei pianeti. Abbiamo superato le capacità della fotosintesi clorofilliana di assorbire l'anidride carbonica. Voi sapete che l'anidride carbonica non è un inquinante, è un gas che sta in percentuali molto basse nell'aria da 700.000 anni a questa parte. 700.000 anni, in un'altra maniera, sono 7.000 secoli. Gesù Cristo è nato 20 secoli fa. Quindi da 7.000 secoli si è concentrata una percentuale di 270 parti per milione di anidride carbonica nell'atmosfera. E che funzione ha? Che quando il Sole manda la radiazione infrarossa sulla Terra, questa arriva sulla Terra, la Terra la rimbalza verso lo spazio. Ma rimbalzandola verso lo spazio, la rimbalza con una lunghezza d'onda diversa. E una parte resta intrappolata dentro l'atmosfera terrestre grazie a quelle 270 parti di anidride carbonica. Per cui la temperatura terrestre, in conseguenza di questa percentuale, anziché di essere meno 18 gradi, è stata di più 15 gradi e ha consentito lo sviluppo della vita sulla Terra. L'effetto serra fisiologico vale 33 gradi. Noi in un secolo, nel Novecento, abbiamo rotto un equilibrio che durava da 7.000 secoli. Abbiamo tagliato le foreste, quindi ridotto la capacità della fotosintesi clorofilliana di assorbire l'anidride carbonica, abbiamo bruciato delle fonti fossili che erano al di fuori del ciclo dall'epoca della carbonifera e quindi abbiamo immesso più anidride carbonica di quella che
la fotosintesi cromofiliana è in grado di assorbire. Di conseguenza la temperatura della Terra è aumentata e aumentando la temperatura della Terra si è messo in moto il cambiamento climatico. Questo più o meno lo sanno tutti. Quello che non si sa è di quanto è aumentata nel secolo scorso la temperatura terrestre. La temperatura terrestre è aumentata... Scusatemi, io ho un po' di bronchite fino a una settimana fa. Comunque, è aumentata di 0,78 gradi. 0,78. E ha messo in moto queste cose che ha messo in moto. Adesso a Parigi ci hanno detto di aver salvato l'umanità perché a parole si sono messi d'accordo su un contenimento degli incrementi di emissioni di CO2 che possono portare a un aumento della temperatura terrestre di 2 gradi. Se conosco un po' di matematica, 2 gradi è quasi il triplo di 0,78. Quindi vuol dire che se 0,78 ha messo in moto i cambiamenti climatici che ha messo in moto, 2 gradi faranno qualcosa di più grave, si è salvato niente. Bene, a parole, nei fatti, voi sapete che la prima scelta energetica fatta dal nostro governo è stata quella delle trivellazioni in Adriatico, cioè puntare sulle fonti fossili. Secondo studi della NASA, noi stiamo viaggiando a un aumento della temperatura terrestre di 4 gradi, non di 2. E il rischio è molto forte perché 4 gradi, secondo alcuni scienziati, fanno sparire le condizioni che hanno consentito lo sviluppo della specie umana. I giornalisti che tendono a semplificare dicono stiamo rovinando il mondo. Ma il mondo, prima della specie umana, aveva altri tipi di equilibrio. C'erano altri tipi di temperature, c'erano altri tipi di concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera. Stiamo rovinando le condizioni che hanno consentito lo sviluppo della nostra specie, non del mondo. Il mondo troverà altre forme di equilibrio, anche quando anche non ci fosse più la specie umana a calpestarlo. Allora, la concezione del dominio sulle altre specie viventi sta portando alla distruzione dell'umanità e alla che sarà pagata in misura superiore dai popoli più poveri. Per cui l'idea di ridurre le diseguaglianze tra gli esseri umani aumentando le diseguaglianze nei confronti degli altri viventi aumenta anche le diseguaglianze tra gli esseri umani. Allora, in questa concezione culturale che cambia completamente quello che è stata, diciamo, l'impostazione generale, questo Papa esce dalla logica della sinistra. Lo sapete che la destra si è scagliata con questo Papa, hanno cercato di tacitarlo, l'hanno accusato. Attualmente, cioè, a parte qualche associazione cattolica molto sensibile, la Chiesa nel suo complesso l'ha ignorata completamente, non la prende in considerazione, perché dicono che è di sinistra. Io penso che di sinistra fosse l'impostazione di Paolo VI. Perché? La sinistra è il tentativo di governare in maniera diversa un'economia finalizzata alla crescita della produzione di merci, all'aumento del consumo di risorse. Questo Papa non si pone in questa idea qui, no? Tra l'altro, per essere preciso, la concezione di Paolo VI è una concezione di sinistra cattolica, diversa dalla concezione di sinistra politica. Per la concezione di sinistra politica, quella dei partiti di sinistra, l'eguaglianza si basa sulla lotta di classe. Nella concezione cattolica l'eguaglianza si basa sulla fratellanza. Quindi questa non è la stessa cosa, è quella che sta vincente, no? Però il problema non è più, lui, il Papa ci dice, gestire in maniera diversa, più equa, un meccanismo che è finalizzato alla crescita della produzione di merci. È cambiare questo meccanismo. Che è una concezione completamente diversa. Ci sono dei passaggi, io ve li voglio leggere proprio perché sono dei passaggi molto importanti che io credo siano stati sottovalutati. Il Papa dice, no, è di qua, perché
Lui critica la razionalità strumentale, cioè il conoscere per utilizzare, che apporta solo un'analisi statica della realtà in funzione della necessità del momento. Conosco per utilizzare. Ed è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, il capitalismo, sia quando lo fa uno Stato pianificatore, il socialismo. Cioè ci sta dicendo, poi lo riprende di nuovo, che il capitalismo e il socialismo sono due concezioni, due varianti dell'ideologia della crescita economica, del modo di produzione industriale. Questo passaggio, la critica non è al capitalismo. Per esempio Paolo VI critica il capitalismo nella Populorum Progressio più volte, qui non ne parla mai. Non è la critica al socialismo, è la critica al modo di produzione industriale che accomuna sia il capitalismo che il socialismo come due varianti diverse. E il primo che io conosca nella mia ignoranza che ha fatto questo passaggio è stato un prete teologo borderline, Ivan Illich, il quale nel 73, nel libro La convivialità, c'entra il punto proprio nel modo di produzione industriale, non nelle due varianti che questo qui ha avuto. E c'è un altro passaggio ancora che lo dice, no? Il Papa a un certo punto dice, al punto 121, si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi due secoli. Le false dialettiche degli ultimi secoli sono quella tra capitalismo e socialismo, come due varianti politiche di una stessa concezione del mondo, basata su che cosa? Sulla crescita economica. Questo è l'elemento che il Papa ha detto, no? E non a caso usa anche la parola decrescita. Io dovrei essere contento, essendo sostenitore della decrescita. No, secondo me la usa in maniera non corretta. Le parla di una certa decrescita. Perché dico che la usa in maniera non corretta? Perché, benché faccia, diciamo, delle distinzioni, lui considera la crescita e la decrescita senza specificare che cosa sono. Noi siamo convinti, cioè la maggior parte delle persone, che la crescita sia l'aumento della produzione di beni o della fornitura di servizi e che la decrescita sia la diminuzione della produzione di beni e della fornitura di servizi. In realtà, l'indicatore con cui noi misuriamo la crescita, il prodotto interno lordo, è un valore monetario, è una cifra. Quindi può prendere in considerazione soltanto gli oggetti e i servizi che vengono comprati e venduti, cioè le merci, non i beni. Siccome noi siamo abituati, io faccio dei discorsi forse un po' complicati, però io credo che nel Papa queste cose qui ci siano, alcune con chiarezza, altre in nuce. Diciamo, noi siamo abituati a comprare tutto quello che ci serve, quello che compriamo sono le merci, quello che ci serve sono i beni. Pensate, queste parole, merci e beni, sono talmente diventate, come dire, identiche come significato, che in inglese, se voi andate a cercare sul vocabolario la parola merci, cosa trovate secondo voi? Goods, beni. Non esiste più la differenza. Se noi siamo convinti che tutti i beni si possono avere solo sotto forma di merci, si possono solo comprare, non ci rendiamo conto che tante cose che compriamo o non servono a niente o creano dei danni, ma fanno crescere il prodotto interno lordo perché comunque vengono comprate. Per fare un esempio banale, due esempi banali. Il 3% del nostro PIL è cibo che si butta. Il cibo che si butta è una merce che si compra, non è un bene, perché non soddisfa nessun bisogno umano. Anzi, crea dei problemi perché il cibo che si butta aumenta i rifiuti, la parte putrescibile dei rifiuti, che è quella più difficile da gestire. Per riscaldare le nostre... Se noi smettessimo di buttare cibo, il nostro PIL diminuirebbe del 3%. Per riscaldare le nostre case, noi consumiamo il triplo delle peggiori case tedesche, 10 volte tanto le migliori case tedesche. Quindi vuol dire che le nostre case disperdono come minimo i 2/3 dell'energia che li mettiamo dentro. Per essere precisi, 13 metri cubi di gas al metro quadrato all'anno. Se una casa mal costruita viene ristrutturata e diminuiscono le sue dispersioni di calore, questa casa fa decrescere il prodotto interno lordo perché fa diminuire
il consumo di una merce che non è un bene. Quindi voi capite che parlare di crescita e decrescita senza fare queste precisazioni mette a dei rischi, perché uno potrebbe pensare che noi dovremmo diminuire la nostra crescita per consentire che gli altri crescano, imitando il nostro modello. Io dico che se l'umanità sta andando verso l'autodistruzione, noi ce la stiamo mandando in maniera iniqua. Se consumassimo di meno e gli altri consumassero di più, andremo all'autodistruzione in maniera più equa. Ma io vorrei non andare all'autodistruzione, non mi interessa andarci in maniera iniqua o in maniera equa. Allora, il Papa però fa una precisazione, perché dice un certo tipo di decrescita per consentire agli altri popoli una crescita diversa da quella che abbiamo fatto noi. Cioè lui con questo concetto vuol dire che il nostro modello di crescita non va bene e quindi non può neanche andare bene che gli altri, per avere quello che gli serve per vivere, crescano al nostro modo, perché altrimenti la cosa non cambierebbe. Cioè non ci sarebbe il salto dal punto di vista culturale. Dice, noi dobbiamo decrescere perché stiamo sprecando delle risorse e sprecando queste risorse le andiamo a sottrarre per risolvere i problemi vitali dei popoli a cui le sottraiamo. E c'è questo discorso della emigrazione che viene visto troppo spesso soltanto da un punto di vista dell'accoglienza, da un punto di vista etico. Ci vuole, ci mancherebbe altro. Però se noi non ci domandiamo perché succede, finiamo col fare magari i cavalli di Troia di chi vuole che succeda. Allora, tutta la storia dell'industrializzazione, cioè di un sistema economico cominciato 250 anni fa, finalizzato alla crescita della produzione di merci, è una storia di migrazioni. Il capitalismo nasce con le migrazioni. Quando hanno chiuso i campi in Inghilterra e hanno abolito le terre comuni, i contadini sono stati costretti ad andare in città, a diventare operai, perché le fabbriche avevano bisogno di operai. E c'è stato sempre questo spostamento, perché se io costringo le persone, se faccio una diga in Cina e allago milioni di ettari di terreno, devono andare via, devono andare in città. Allora questo modello finalizzato alla crescita crea le condizioni per cui pochi prendono le risorse, le sottraggono agli altri, costringono gli altri a non riuscire più a vivere come sono vissuti i loro genitori, i loro nonni, i loro antenati sulla loro terra e li costringono ad andare via. C'è stato un giornalista dell'Espresso che ha detto: noi abbiamo bisogno, entro il 2050, di 250 milioni di rifugiati. Allora, rifugiati è la parte peggiore degli emigrati, perché uno può emigrare perché non riesce più a vivere, non riesce più a mangiare, non riesce più a fare niente. Il rifugiato è quello che scappa perché c'è la guerra sul suo territorio. Cioè è il profugo. Dice, noi abbiamo bisogno di 250 milioni di rifugiati per pagare le pensioni dei nostri vecchi. E questo discorso lo chiamano accoglienza. Io non credo che sia accoglienza questo discorso, credo che sia sfruttamento. La Caritas Migrantes, nell'incontro che ha fatto all'Expo di Milano, che già questo, diciamo così, è molto opinabile come scelta di sede, no? Ha detto, ma perché ve la prendete tanto con gli immigrati? Contribuiscono all'8% del nostro PIL. Vengono pagati meno dei nostri operai, perché dobbiamo cacciarli via? Ma questa non è accoglienza. Questo è voler continuare a mantenere un meccanismo di sovraconsumo, di sfruttamento delle risorse, di danno all'ambiente per mantenere alti dei livelli di consumo, sottraendo agli altri quello che è necessario per vivere. Cioè quello che va cambiato è il nostro modello di vita, è il nostro modello di comportamento. Noi dobbiamo cominciare a pensare, primo, che il benessere non è avere tante cose, il benessere è le relazioni, fondamentalmente. Ce l'ha detto prima con molta passione Don Albino, cioè il senso della vita è venire riconosciuti dagli altri come un soggetto affidabile, a cui voler bene. Tutte le cose che danno un senso alla vita, ha scritto Robert Kennedy nel 68, non fanno crescere il PIL perché non si comprano. La fiducia degli altri non si compra, la stima non si compra, l'amore non si compra. Noi abbiamo
pensato che fosse più importante dedicare del tempo a lavorare per produrre delle cose di poca utilità, piuttosto che dedicarlo, che so, ai nostri bambini piccoli, ai nostri vecchi. Mentre noi dobbiamo capovolgere queste cose qua. Se saremo capaci di capire che un cambiamento di stile di vita che rimette al centro le relazioni è in grado di farci star meglio, è in grado di fare, come dire, cancellare dalla nostra testa l'idea che avere sempre più cose significa stare meglio, e questo significa che noi miglioriamo le nostre condizioni di vita, viviamo in maniera meno stressata, viviamo in maniera più serena, più capace, con empatia nei confronti dell'ambiente, eccetera, e consentiamo agli altri di vivere, perché non gli andiamo più a prendere le risorse, non gli andiamo più a fare la guerra per avere il petrolio, per avere il coltan, per avere tutte le sostanze che abbiamo bisogno per il nostro modello, e anche gli altri possono vivere meglio. E dipende da noi. Però tutto questo non può essere fatto se non scatta questo meccanismo di cambiamento culturale, di profonda rivoluzione culturale, che ci porta a superare la concezione del me, e che ci porta a capire che noi non esistiamo come individui, ma che tutto è in relazione. E non è un caso, guardate, che questo Papa ha scelto il nome di Francesco e ha scelto come titolo dell'enciclica il Cantico delle Creature, che io tra l'altro non so neanche perché si chiama Cantico delle Creature, chi l'ha chiamato Cantico delle Creature. Perché San Francesco, senza volerlo, fa il cantico della fotosintesi clorofilliana, cioè di quello che dà origine alla vita. Sorella acqua, fratello sole, sorella terra, cioè i fattori abiotici che consentono, attraverso quel miracolo della fotosintesi clorofilliana, di creare ossigeno, di assorbire l'anidride carbonica, di creare glucosio, di mettere in moto le catene alimentari, tutto il senso della vita. E probabilmente, no? Questa capacità di percepire politicamente San Francesco, perché non è che sia una questione scientifica, i legami che ci sono tra tutti i fattori abiotici e gli animali che vivono e gli esseri umani, è l'elemento culturale di cui noi abbiamo bisogno. E se mi consentite, vorrei finire dicendo che tanti vanno cercando dei precursori della decrescita culturalmente. Io penso che i precursori della decrescita, prima che la società sia stata finalizzata alla crescita, non possono essercene. Noi possiamo avere, che so, una concezione del mondo che in qualche maniera richiama Lucrezio, ma non posso pensare che Lucrezio fosse un precursore della decrescita, perché all'epoca di Lucrezio l'economia non era finita dalla crescita. Quindi noi potremmo trovare, che so, un precursore della decrescita in Tolstoi, e lo posso anche capire. Però c'è un precursore della decrescita prima della crescita, ed è San Francesco. Ha fatto una scelta, si è spogliato di tutto. Ha rinunciato alle ricchezze materiali per qualche cosa di diverso. E a partire da questa sua scelta individuale è arrivata a percepire il profondo legame che c'è tra tutti i viventi e i fattori abiotici e il mondo, e a precorrere una concezione della vita di cui noi oggi abbiamo estremamente bisogno. Perché se non lo facciamo, non c'è futuro per l'umanità, ma non per i nostri figli e nipoti. Anche per noi stessi cominceranno ad esserci dei problemi, perché le cose sono molto più immediate di quanto non immaginiamo. Grazie. Delle cose. Innanzitutto, io non sarei così pessimista, perché girando spesso per questi incontri in Italia, vedo che si sta sviluppando una sensibilità di carattere diverso rispetto al passato. Ci sono delle cose molto importanti. Allora, poi concordo con chi dice dobbiamo fare delle cose, no? Perché credo che l'unica maniera di cambiare è applicare quella massima di Gandhi che diceva sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Cioè comincia ad applicare il cambiamento che vuoi vedere, altrimenti non sei credibile. Non limitarti ad applicarlo nella tua vita, fai in modo che si veda anche nel mondo. Ecco, l'elemento di fondo della rivoluzione culturale, cioè, che è presente nell'enciclica, ma che si sta vivendo in maniera più ampia,
che diventa anche l'elemento di contrasto con i pochi che controllano il mondo e il potere, è il superamento del consumismo. Cioè, questo è il punto importante, fondamentale. Perché tutta questa economia che sfrutta le risorse della terra fino a esaurirle, che ha portato a superare i limiti e così via, funziona perché noi compriamo. Non si potrebbe continuare a produrre quantità crescenti di merci se non venissero comprate quantità crescenti di merci. Questo, per esempio, è stato, a mio modo di vedere, non aver capito questa cosa qua, questo passaggio, l'elemento che ha suicidato la Chiesa Cattolica, non suicidato, insomma, perché la Chiesa Cattolica da una parte diceva la crescita economica è un fatto positivo, noi poi la stiamo guidando con la Democrazia Cristiana, siamo a ritmi del 6% di crescita del PIL all'anno, il boom economico, il miracolo economico. Pensate, quando tu usi la parola miracolo per un fatto economico è blasfemo, va all'inferno, insomma, perché non è mica possibile. Va bene. E poi diceva il consumismo è male. Ma com'è possibile pensare che produrre sempre di più è bene e consumare sempre di più è male? Ecco, la persona che in Italia per primo ha posto questa cosa molto forte è stato Pierpaolo Pasolini. Pasolini ha detto che il consumismo era un atteggiamento che aveva portato a una mutazione antropologica degli esseri umani, identificandoli nel possesso di cose, uniformandoli. Tutti quanti, cioè non sono più distinguibili i ragazzi di destra dai ragazzi di sinistra, perché tutti mirano a questo atteggiamento del consumismo. Ma quello che e diceva, il consumismo comporta un appiattimento materialistico degli esseri umani, sulla dimensione materialistica, sul il corpo, le cose, i materiali, eccetera. Il passo ulteriore che avrebbe dovuto fare, forse l'avrebbe fatto se non l'avessero ammazzato, no? Era quello di dire che se il materialismo conseguente al consumismo è una limitazione dell'essere umano, quello che va riscoperto è la dimensione della spiritualità. Perché se il materialismo non è sufficiente, è perché questa dimensione che ci manca, questa dobbiamo riscoprire, no? Del resto non si spiega il disagio esistenziale che si diffonde se non questa incompletezza della vita fondata sulle cose. Le persone che prendono psicofarmaci, le persone che sono depresse, tutte queste cose qua, va bene? Allora, quando si parla di recupero della dimensione spirituale, guardate, io dappertutto trovo un consenso enorme, perché le persone ne hanno bisogno. E trovo questo consenso nei giovani soprattutto, perché i giovani cercano di più degli anziani ancora un senso della vita, no? Come dire, gli altri sono un po' più appiattiti ormai sul tran tran, ma dare un senso è importante, no? E quando si parla del discorso della spiritualità si possono creare degli equivoci, perché qualcuno pensa che si possa confondere col discorso della fede. La fede non ce l'hanno tutti. La spiritualità fa parte ontologica degli esseri umani, ce l'hanno tutti. Senza spiritualità non c'è la fede, non ci può essere la fede. La fede, Dante anche l'ha definita in maniera stupenda, no? Dice fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi. Cioè mi porta a credere e a considerare come fossero vere delle cose che io non posso dimostrare. Cose che spero, sostanza di cose sperate ed argomento che non vedo, non parventi. Allora, senza la spiritualità non ci può essere la fede, ma la spiritualità ce l'hanno tutti, e questa enciclica non parla solo ai cattolici, parla a tutti, proprio puntando su questo aspetto della spiritualità. Ma allora che cos'è la spiritualità? No, perché va un po' più definita, uno può dire sì, è il fatto che io mi incanto davanti a un tramonto, che ascolto una musica di Mozart, che faccio queste cose qua che non sono, diciamo, delle cose legate proprio alla dimensione. Io penso che sia qualcosa di più, perché l'appiattimento materialistico deriva dal consumismo, il consumismo deriva dal fatto che uno identifica la vita con le cose, mentre quello che va riscoperto come dimensione relazionale è la capacità di avere rapporti con gli altri non basati sul consumo, non basati sul denaro, non basati sulle cose. Ma basati su che cosa, allora, se questi rapporti non devono essere quantificati e basati sul denaro? Basati sul dono. È interessante risalire all'etimologia, perché i latini avevano due parole per indicare la parola dono.
avevano la parola munus e avevano la parola donum. La parola munus che cos'è? È il dono che si aspetta una restituzione, è il dono che crea i legami sociali, quello che unisce le comunità. Comunità etimologicamente cum munus, cioè sono gruppi umani in cui il legame sociale, il cum, è costituito dall'economia del dono, cioè di persone che si scambiano solidarietà aspettandosi una restituzione. Non immediata, non equivalente, c'è sempre un sentimento di generosità in questa dimensione del dono che si aspetta la restituzione. Però dico, in una comunità, se uno riceve da uno, riceve da un altro e non restituisce mai, prima o poi lo mettono ai margini. Bene. E allora questo elemento del munus è importante perché noi non ce l'abbiamo più, non siamo più capaci di avere rapporti di solidarietà con gli altri. All'interno di un condominio le persone non si conoscono nemmeno, mentre l'elemento della solidarietà è un elemento che dà anche fiducia, che dà forza, che fa sentire che comunque si può contare su qualcuno, queste cose qua, va bene? Però, dicevo, i latini avevano anche la parola donum. Donum è il dono incondizionato, è il dono che non si aspetta restituzione, è il dono basato sull'amore. Cioè questo è un elemento che noi dobbiamo riscoprire, queste cose qua, va bene? Il dono sull'amore è quello che spinge, che so, i genitori a dedicare il tempo ai figli, il marito e la moglie. Non è che un marito e una moglie si scambiano del tempo, delle aiute e ci aspettano qualche restituzione, lo fanno per amore, i genitori lo fanno con i figli per amore. Il donum è quello che ha spinto Don Milani a dedicare tutta la vita all'educazione dei bambini del Mugello che venivano cacciati dalla scuola. Si aspettava che gli restituissero qualche cosa. Il donum è quello che spinge Madre Teresa di Calcutta a dedicare la vita a quello che ha fatto, è quello che spinge Gino Strada a fare quello che sta facendo. Ecco, io credo che sia molto importante in questa rivoluzione culturale, che consiste anche in tante piccole scelte, no? Questo elemento di fondo di riscoprire la dimensione del dono, che travalica la dimensione consumistica in entrambi gli aspetti, perché questo è una cosa che consente di superare la limitazione. Guardate, io tanto tempo fa ho letto un libro di un storico francese, che si chiama Carcopinot. Carcopinot ha scritto che la vittoria dei cristiani a Roma, io sto parlando da laico, non sto parlando da credente, va bene? La vittoria dei cristiani a Roma è derivata da che cosa? Dal fatto che in una società materialistica, consumistica, competitiva, basata sul denaro, basata sulla violenza degli uni con gli altri e così via, c'erano gruppi di persone che si volevano bene, gruppi di persone che collaboravano, gruppi di persone che vivevano sulla base di un sistema di valori diverso. Hanno rovesciato l'impero romano. Abbiamo fiducia anche noi. Abbiamo ascoltato tante, non so, ma io vorrei darvi un esempio pratico di spiritualità. L'uomo bianco non sembra far caso all'aria che respira, a proposito di quello che diceva prima Maurizio. Dice qua, voi dovrete ricordare che l'aria per noi è preziosa, che l'aria divide il suo spirito con tutti quelli che fa vivere. Il vento che ha dato il primo alito al nostro grande padre è lo stesso che ha raccolto il suo ultimo respiro. E se noi, questo è un altro discorso, poi dice qua, che cos'è l'uomo senza le bestie? Se tutte le bestie sparissero, l'uomo morirebbe di una grande solitudine nello spirito, poiché ciò che accade alle bestie prima o poi accade anche all'uomo. Tutte le cose sono legate tra loro. Dovrete insegnare ai vostri figli che il suolo che essi calpestano è fatto dalle ceneri dei nostri padri, affinché i vostri figli rispettino questa terra, dite loro che essa è arricchita dalle vite della nostra gente. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai nostri, la terra
è madre di tutti noi. Tutto ciò che di buono arriva dalla terra arriva anche ai figli della terra. Provate a pensare all'agricoltura che abbiamo con tutti i pesticidi, con tutte le cose che stiamo facendo, con la riduzione delle colline a prosecco o ad amarone. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai nostri. La terra è madre di tutti noi. Tutto ciò che di buono arriva dalla terra arriva anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, sputano su se stessi. Noi almeno sappiamo questo. La terra non appartiene all'uomo, bensì è l'uomo che appartiene alla terra. Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono legate fra loro come il sangue che unisce i membri della stessa famiglia. Tutte le cose sono legate fra loro. Tutto ciò che si fa per la terra lo si fa per i suoi figli. Provate a pensare al mercato drogato di una produzione che ha perso qualità. Non è l'uomo che ha tessuto le trame della vita. Egli ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso. C'è una cosa che noi sappiamo che forse l'uomo bianco scoprirà presto. Il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. Voi forse pensate che adesso lo possedete come volete possedere le nostre terre, ma non lo potete. Abbiamo pensato di portare Dio agli altri, no? Egli è il Dio dell'uomo e la sua pietà è uguale per tutti, tanto per l'uomo bianco quanto per l'uomo rosso. Questa terra per lui è preziosa, non so come dire. Possiamo dare tanti giocattoli ai bambini pensando che così compriamo il loro affetto. Forse è bene che insegniamo a coltivare un orto. Forse sarebbe bene che cominciassimo a rivedere il nostro modo di relazionarci con la vita. Forse sarebbe bello anche pensare che la terra ha un valore più grande di noi perché ci è stata data per la vita. Forse troviamo delle strade nuove su questo. Dov'è finito il bosco? Questa terra è per lui, è preziosa. Dov'è finito il bosco? È scomparso. Dov'è finita l'aquila? È scomparsa. E la fine della vita è l'inizio della sopravvivenza. È vero che può essere un dottore della chiesa per me questo qua. Era un capo Sioux. No, non so se era Sioux, comunque un capo indiano. E allora la spiritualità, secondo me, oggi è un rivederci nella concretezza dell'agire e nella concretezza dei rapporti, dove però i rapporti vengono determinati dallo spirito. Non è, la nostra vita non è il cumulo di cellule. La vita non è legata alla quantità, la vita è legata a quello che la attraversa. Io stavo pensando a come San... dopo mi verrà in mente, parlando dello spirito, faceva un rapporto con l'acqua. Dice, che cos'è che fa l'acqua? L'acqua passa attraverso tutti gli interstizi, bagna, va dentro a tutti gli interstizi dove gli altri non riescono a passare, l'acqua ci passa. San Cirillo di Gerusalemme è il tipo. E dice, che cosa fa però? Dove l'acqua passa, mette in moto tutti gli elementi che trova, i sementi, le cose che trova e che sono capaci di sprigionare la vita. Per cui di fronte a una roccia, a un terreno che sembra arido, improvvisamente vedi venire fuori una cosa meravigliosa. Questo è lo spirito, questo è il battesimo, questa è l'acqua del battesimo. Io trovo che ci sono delle consonanze, ci sono delle storie. È arrivata fino a noi la vita, grazie a che cosa?
Noi li aiutiamo ad andare avanti, ad aprire il futuro, o lo chiudiamo? È perché c'è un grido della terra sulla quale... Allora la spiritualità non è tutte le... così i miei sentimenti, perché c'è anche un capitalismo spirituale. C'è un capitalismo spirituale. Io curo il mio spirito. E gli altri? Ah beh, no, io adesso curo il mio spirito e mi prendo tutte le cose che mi vanno bene, che mi piacciono, e dove mi trovo bene, finito quello, sono a posto. Un cavolo, quello spirito lì non è uno spirito che è fatto di carne, è fatto soltanto di interessi. Scusatemi, sono un po' duro su queste cose qua, perché certe cose anche all'interno del modalità anche del cristianesimo di costruire questi momenti di grande intimità non aiutano mica a entrare nei conflitti. E allora di fronte alle situazioni concrete di conflitto sociale, perché i più precari, i più malmessi li abbiamo anche negli altri, trovate qualcuno che vi dà una mano, voi altri, provate. Proviamo a trovare lavoro per qualcuno di quei tipi là. Proviamo a trovare la possibilità a una famiglia con 6 figli di trovare un buco dove dormire la notte. Provate. Ma allora di che spiritualità parliamo? Scusatemi se sono un po' duro su queste cose qua, ma non è per la durezza, è per il desiderio di trovare strade nuove. E riguardo a questo anche però, voi sapete che voler bene è duro. Voi sapete che voler bene significa avere il coraggio di tenere sempre, anche nelle situazioni peggiori, e di essere dentro quella storia, una mamma di fronte a un bambino che sta male, sta malissimo, ma una mamma non può stare distante dal bambino che sta male, sarebbe peggio che peggio, non risolve mica il problema stando vicino, non guarisce mica perché sta vicino, ma guai a lei se non sta insieme. Questa è la storia nuova che dobbiamo scrivere. Questo è lo spirito, dentro alla realtà, non perché siamo i salvatori di chissà che cosa, ma perché condividiamo e la vita, la gioia, la felicità non viene da un sorriso tirato, la felicità viene da un'umanità regalata. Ma viene la felicità, sapete, perché è bello essere amati dai poveri. Noi abbiamo le nostre amicizie di quelle che ci stanno con le che ci piacciono, ma è bello essere amati dai poveri e vedere una situazione che cambia e la gente che riacquista speranza. È bello vedere una terra rifiorire e non essere soltanto cementificata e rovinata. È bello un paesaggio nel quale abbiamo ancora una natura incontaminata e bisogna aprirsi il sentiero. È bello, sono esperienze tutte nuove, ma per farle bisogna che ci diamo da fare ogni giorno. Allora ritorno a questo discorso al secondo discorso nella Chiesa. Io l'ho chiesto al mio vescovo, mi pare che non ci siamo ancora. La Laudato Si è il libro della pastorale della Chiesa, non perché la Chiesa senza di quello non va avanti, ma è il libro della pastorale della Chiesa perché è collegato a tutta la realtà della vita, degli altri popoli, delle altre persone e anche della terra. È il libro ecumenico per eccellenza, è la capacità di abbracciare il mondo concretamente partendo dalle relazioni piccole e quotidiane che abbiamo, perché anche i fatti che se toccassero a noi sarebbero disastrosi, passano esattamente con la velocità di una notizia scaccia notizia, e quindi ascoltiamo le cose più atroci, il giorno dopo le abbiamo già dimenticate, vuol dire che non lasciano traccia. E allora viviamo in un mondo per conto nostro dove la realtà del mondo non fa breccia, abbiamo bisogno di trovare questo. Ultima cosa, questa la unisco alla spiritualità, lavorare perché la terra venga riconosciuta come soggetto significa anche, in questo momento così disastrato per il pianeta, io credo che sarebbe un'azione culturale da intraprendere insieme, l'ho già suggerito, quindi se qualcuno sente una ripetizione chiedo scusa. C'è la carta della Terra, che è una carta straordinaria perché collega la realtà del pianeta, la collega alla realtà sociale e politica dell'umanità, mette tutto insieme. Come dopo la Seconda Guerra Mondiale una Europa disastrata, piena di macerie, è nata l'ONU ed è nata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Perché in questo momento di cui c'è un'urgenza incredibile, non ce ne rendiamo conto perché il linguaggio della Terra non è come il nostro, ma è reale, e difatti gli avvenimenti, difatti la crescita dell'effetto serra, del calore del pianeta è un dramma. Bene, perché non siamo capaci anche noi altri di arrivare a una dichiarazione universale dei diritti della Terra? È una domanda. Potrebbe essere anche questo un cammino, un percorso che può avere delle risonanze, avere anche delle consonanze che aiutano ad affrontare e creare coscienza. E voi genitori e nonni sapete che il voler bene significa veder crescere e sperare sempre che chi viene dopo di noi sia ancora meglio di noi altri. Questo è il progresso di cui parla Papa Francesco. Progresso non è avere di più, avere nuove tecnologie, correre con le tecnologie. Progresso è lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Questo è il vero progresso. E il mondo ha bisogno di questo. Mi fermo qua. Mi permetto pochi secondi, ma è troppo provocatorio quello che ho sentito. E allora mi rifaccio non a un libro scritto nel 1906, ma scritto da Isaia, la Laudato Si di Isaia. Vi chiedo pochi secondi. L'illusione che la salvezza venga dai potenti, dai faraoni, dagli imperi, è sempre stata una tentazione radicale e fortissima dei popoli, delle comunità, di ognuno di noi. Sciagura. Il soccorso lo cercano in Egitto, contano sui cavalli, un brulichio di carri, un nugolo di cavalieri li rassicurano e non confidano nel Santo di Israele. Capitolo 31, versetto 1. Il primo dono di chi crede nella promessa biblica è la protezione dall'illusione di confidare negli imperi per la propria salvezza. Imparare a dire tu non sei Dio ai grandi della terra, ai potenti delle nostre comunità e imprese. È il grande insegnamento dei profeti, di cui c'è un bisogno immenso proprio nel nostro tempo. Isaia aveva iniziato il suo libro contrapponendo la ribellione e la disubbidienza del popolo alla docilità e alla mansuetudine del bue e dell'asino. Capitolo 1, versetto 3. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia. Tutto il suo libro è popolato di animali, protagonisti nei suoi versi più belli. Ora, dopo il lamento sulle città distrutte, i canti della sentinella e della pietra scartata, ecco tornare questi due animali. Capitolo 32, versetto 20. Beati voi, seminerete in riva a tutti i fiumi e lascerete in libertà buoi e asini. Due animali docili che la tradizione cristiana ha voluto mettere come compagni della notte più bella della storia, ma non li ha voluti legare un giogo, né ha posto una soma sul loro dorso. Ce li ha donati a riposo in una mangiatoia, che respirando donavano il loro soffio, ruà, caldo a un neonato e alla sua mamma. In quella grotta c'era tutta la Bibbia, c'era Isaia con la sua promessa di un altro giorno, di un altro lavoro, di un altro rapporto con la creazione. Laudato sì, mi signore.